e il derubato, e faccio mia colpa, era una paginetta, un paragrafetto della nostra storia. In questi 9 anni è diventata una parte importante, sia Legge Derubato che la mia appartenenza a questa comunità che è davvero minore. La targa di cittadino, sappiate, è la prima cosa che si vede quando a casa mia. E ovviamente la moglie non ha potuto assolutamente dire. Che ci manca. Nel 2007 appunto io ho incontrato la persona che siede alla mia sinistra, rendendomi conto dopo 10 minuti che non era una persona seria, ma perché era secondo me il dottor Parolini ha capito nella maniera più profonda quell'assunto di Steve Jobs, no? Stay hungry, stay foolish, perché una persona così affamata di cose belle, di divulgare le cose belle, è una persona fuori di testa come lui, perché ha superato gli ostacoli a cui volte ora vi ha dato in questi anni, attraverso le fatiche, attraverso le volte che mi sarete chiesti perché devo sapere quello, a cosa serve costruire quadrati sui cateti, sulle copenze, ma in realtà poi c'è tutto un perché in questo. E davvero, il fatto che la scuola si faccia promotrice di una grande storia, che è quella di Volvago in generale, è davvero la spiegazione del fatto che il futuro che siete voi non può che partire da un grande passato. E gestire nel presente, come stanno facendo le persone che seguono in questo momento a questo tavolo, è la cosa migliore. Mi sono permesso come... Ah, scusate, vi voglio dire una cosa. Che affronterete tante sfide, non sarà più ripetere la lezione, sarà affrontare le decisioni, sarà decidere da un giorno all'altro se prendere, partire, andare a Londra per 2 anni o fare un corso di giapponese. Non sedimentate mai sulle vostre scelte. Ve lo dice uno che per 12 anni ha fatto un mestiere, che è quello per il quale il nostro sindaco mi ha presentato, ma che è terminato in un certo senso l'anno scorso. Avevo il mio angoletto, il mio ufficio, la mia scrivania di Mogano, con la mia bella poltrona conformata con le forme del mio fondo schiena, ma a un certo punto ho colto un'altra sfida, per cui se prima era solo Alfa Romeo, poi la mia passione come molti sanno, adesso è diventata la gestione della storia di tutti i marchi del gruppo Fiat, per cui è stato un momento di distacco. Però è stato importante, per cui adesso mi rendo conto di quanto sono contento di aver tagliato quei ponti che mi lasciavano, legavano al mio onnicello. Ma vi devo dire comunque la poltrona me la sono portata al mio nuovo ufficio per il discorso che vi dicevo. Per cui grazie, auguri, auguri e alla prossima. Consegnerà delle buste agli studenti
meritevoli delle scuole superiori, sperando ovviamente che si confermi. Premiamo Scalone Giovanni, che pregherei di venire qui. Dietro una scrivania, un computer, la dottoressa Elena Pregorente.